Beppe Cormio, in questi giorni sono uscite sui giornali delle dichiarazioni che non rispondono al suo pensiero. Sì, mi dispiace che un giornalista abbia locale abbia frainteso completamente il mio pensiero e le mie dichiarazioni e abbia fatto uscire qualcosa che non risponde alla realtà, che per gli addetti ai lavori è anche abbastanza semplice capirlo e quindi sicuramente la presidentessa Pederini o l'amico Andrea Sartoretti capiranno il senso di queste mie parole. Certo, chi non è un addetto ai lavori e non conosce certi regolamenti potrebbe prenderle per buone, quindi la mia uscita sicuramente è risultata fuori luogo, ma in realtà il giocatore La Via, per il quale non c'è stato alcun contatto tra questa società e Modena ad oggi, è un giocatore sotto contratto che ha la proprietà del proprio cartellino, ma sotto contratto a Modena. Quindi giustamente Modena ha la facoltà di chiedere qualsiasi cifra, quella che ritiene più opportuna, congrua e quella che se decide di venderlo, perché mi sembra anche che non lo voglia fare ed è un suo diritto assoluto e sacrosanto, ma se dovesse decidere di ragionare su un'eventuale cessione del giocatore con qualsiasi società, è libera di chiedere qualsiasi cifra ed è un diritto acquisito di Modena che nessuno può trattare. È venuta fuori questa cifra di 120.000 euro solo perché nel rispondere alle domande del giornalista io ho detto che in un regime di svincolo la fattispecie non è quella di La Via, in un regime di svincolo un giocatore come Daniele La Via avrebbe il valore di 120.000 euro. Peraltro non potrebbe neanche andare a svincolo perché la sua età è inferiore a quella che contempla la normativa dello svincolo, cioè più di 24 anni. Quindi era solo per dare un orientamento su quelle che sono delle cifre reali, ma non c'è nessun buyout, come tutti sanno, non c'è stata nessuna trattativa e soprattutto c'è la libertà assoluta, legittima e inconfutabile di Modena di richiedere la cifra che ritiene congrua e opportuna nel caso volesse cedere un giocatore che mi sembra invece abbia intenzione di tenere. E quindi non è colpa mia, però ugualmente chiedo scusa soprattutto ai colleghi di Modena se questa dichiarazione uscita per un errore di un giornalista locale ha offeso la sensibilità di qualcuno. Grazie.